Si dividono la posta in palio, Vastese e Aprilia, l'Aragona termina 1-1, apre Vasco sul rigore per i laziali, per i locali risponde Martiniello, il tutto accade nell'arco di appena due minuti. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo agli highlights del match. Nei biancorossi subito in campo il classe 2000 Monza, ultimo arrivato in casa aragonese, fuori per infortunio Martinez e Barbarossa per squalifica, con Daddario che si affida a un inedito 3-4-3. Per i laziali Galluzzo schiera un 4-4-2, assente l'ex Juventus, Fiorentina e Genova, a centrocampo Olivera con l'ex Pollace che parte dal primo. Primi 15 minuti di studio tra le due squadre, al sedicesimo pericolosi gli ospiti con Ouedraogo, il numero 11 converge in area e scaglia una violenta conclusione. Bravo Boccanera a respingere. Per vedere un'azione concreta della Vastese bisogna attendere il 34esimo, Martiniello tenta l'acrobazia dalla distanza, palla di poco a lato. Al 35esimo subito la replica dei laziali con Bosi, bravo l'estremo di casa a chiudere sul primo palo, da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa subito un episodio da moviola, al terzo contatto dubbio in area biancorossa tra Monza e Calisto, questo il rallenti sul dischetto, va Vasco che spiazza Boccanera. Repentina la reazione dei locali, al quinto Obodo pennella su punizione, Martiniello di testa batte un incerto Salvati che si trascina la palla oltre la linea nel tentativo di respingere, questo il replay del gol che vale l'1-1. Al 28esimo tripla occasione per la Vastese, prima ci prova Martiniello che calcia botta sicura, Salvati respinge, poi il tentativo di Mamona e infine di Diarra con l'estremo ospite che vola sul palo lontano e respinge, riscattando così l'incertezza avuta sul gol del pareggio aragonese. Al 45esimo occasionissima per il neoentrato francese che si libera di un avversario con una finta, ma la sua conclusione dopo una bella azione corale viene respinta da un difensore. Al 51esimo Di Filippo alla palla del 2-1, ma ancora una volta è bravo Salvati in uscita disperata a negargli la gioia del gol. E questa è l'ultima azione della gara che termina 1-1 per i biancorossi che salgono a quota 29 in classifica. È il quinto pareggio nelle ultime 6 gare. Mister Daddario, un pareggio contro l'Aprilia, meglio nella ripresa la sua squadra con il cambio di modulo? Sì, a parte il cambio di modulo l'abbiamo determinato perché abbiamo sofferto al primo tempo. Loro non ci hanno dato riferimenti al primo tempo e quindi ci hanno messo in difficoltà. Al secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. La scelta del modulo a 3 è obbligata? No, abbiamo sempre variato. Non è obbligata oggi, non lo è stata prima. Quindi noi purtroppo dobbiamo agire anche in funzione degli under che abbiamo e quindi degli under, del Covid, dello stato di forma e delle caratteristiche. Quindi dobbiamo guardare non una situazione. È facile dire dall'esterno questo modulo perché si è giocato male al primo tempo. L'altra domenica abbiamo giocato lo stesso modulo, abbiamo giocato bene, quindi non cambia niente. Il modulo non è determinante, è determinante il concetto. Il concetto è stato determinante. Era importante reagire dopo la pesante sconfitta contro la Recanatese, buona prestazione soprattutto nel primo tempo. Sì, io oggi mi aspettavo una reazione caratteriale, c'è stata, dopo lo scivolone di domenica. Ecco, è stato, a questo punto possiamo dire, posso dire che è stato un caso, anche se poi dopo, ti ripeto, il calcio è pieno di episodi, di risultati eclatanti. Non mi era piaciuto molto l'atteggiamento al di là del risultato, però poi i ragazzi avevano sempre espresso un buon calcio, avevano sempre lottato su tutti i campi e oggi sono contento perché ho avuto la risposta che volevo. Sono contento per loro, siamo contenti per questo punto, anche se poi noi cerchiamo di fare punti dappertutto, lo dimostra quell'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo. Però al di là dell'aspetto tecnico-tattico, già a me interessava la reazione e di questo sono contento. Vi è mancata un po' di maturità nel gestire il vantaggio? Ma non direi maturità, perché se dopo 40 secondi ti danno un gol di quel tipo, che è la prima volta, insomma, non so se era dentro o era fuori, però sai, non penso sia una questione di maturità, sia una questione che l'arbitro decide se è un centimetro dentro o un centimetro fuori e là poi la partita ti cambia.
magari noi abbiamo, magari adesso in termini di esperienza ci manca qualche over, quindi è chiaro che poi i giovani hanno delle qualità, gli over ne hanno altre, servirebbero tutti per rendere al massimo. Quindi diciamo che ecco, nel secondo tempo abbiamo avuto magari qualche difficoltà.